Federica Panicucci, Belen sorprende la conduttrice, parole speciali. Belen Rodriguez, i complimenti a Federica Panicucci, la dichiarazione social. Questa mattina, Jeremias Rodriguez è stato ospite di Federica Panicucci a Mattino 5 per la seconda volta. La conduttrice ci teneva ad avere in studio il bellissimo argentino, così che potesse parlare un po' di sé e dell'uso percorso all'interno della casa più spiata d'Italia. Da quando è uscito dal Grande Fratello VIP, il ragazzo è stato solo a Verissimo e al Maurizio Costanzo Show, senza invece accettare l'invito di Barbara D'Urso a Domenica Live. Il fratello di Belen pare però essersi presentato con grande piacere dalla Panicucci. L'intervista che la donna ha riservato per il Rodriguez è stata molto pacata e dolce. Il diretto interessato ha rivissuto i momenti più belli passati all'interno del reality show e ha potuto rivelare anche alcuni dettagli di ciò che sta accadendo da quando è tornato alla sua vita reale. Federica Panicucci conquista Belen Rodriguez, parole che spiazzano. Federica Panicucci ha voluto sorvolare la tanto discussa polemica dell'armadio di Cecilia Ignazio. Allo stesso tempo, la conduttrice di Mattino 5 ha anche dichiarato esplicitamente di non voler mettere in difficoltà Jeremias nel chiedergli se Belen e Iannone si siano lasciati realmente o meno. Di fronte a queste due importanti prese di posizione, la Rodriguez ha sentito il bisogno di ringraziare a modo suo la donna. Sull'Instagram Story della showgirl argentina è apparsa un post a favore di Federica. La sorella dell'ex concorrente del Grande Fratello VIP ha speso delle parole davvero molto belle nei confronti della conduttrice, tanto da lasciarci a bocca aperta. Belen Rodriguez e Barbara D'Urso, la polemica continua, la risposta dell'argentina. Belen scrive: quanto sei stupenda Federica, che donna di classe. Sempre così elegante. I miei più sinceri complimenti. Intanto, la Rodriguez fa sapere anche la sua riguardo a Barbara D'Urso e a ciò che viene detto nei suoi programmi TV su di lei e sui suoi fratelli. A quanto pare, l'astio tra le due donne non sembra essere assolutamente acqua passata, anzi, tutt'altro.